Per gli argentini è loro Romero. Il vescovo di La Rioja, Enrique Angelelli, ammazzato dalla dittatura del paese sudamericano il 4 agosto 1976, sarà presto beato. Ieri Papa Francesco ha firmato il decreto e ha comunicato la notizia a Marcelo Colombo, attuale vescovo di La Rioja, tramite una telefonata. Ancora non sono stati fissati luogo e data della cerimonia di beatificazione, ma si parla di novembre prossimo. Figlio di immigrati italiani, Angelelli con la sua missione dette impulso all'evangelizzazione del mondo del lavoro. Per servire bisogna tenere un occhio attento al Vangelo e l'altro al popolo, era solito dire il vescovo. Il Papa ha dato via libera anche alla beatificazione dei tre compagni di Angelelli, anch'essi assassinati a causa del loro impegno a favore degli oppressi. Sono il giovane padre francescano conventuale Carlos Murias e il sacerdote francese Fide Donum Gabriel Logueville, sequestrati il 18 luglio 1976, torturati, uccisi e ritrovati cadaveri due giorni dopo. E il contadino Venceslao Pedemera, organizzatore del movimento cattolico rurale, assassinato in casa davanti alla moglie e alle tre figlie il 25 luglio dello stesso anno. Monsignor Angelelli fu trovato senza vita in un incidente d'auto simulato poco dopo l'instaurarsi della dittatura militare. Per decenni le autorità argentine avevano sostenuto che la sua morte fosse stata accidentale, ma a luglio 2014, 38 anni dopo il suo martirio, sono stati condannati all'ergastolo due alti ufficiali dell'esercito argentino, gli stessi che qualcuno aveva visto sparare il colpo di grazia alla testa del vescovo dopo la simulazione dell'incidente. Altro che incidente stradale, fu un'esecuzione in odio della fede.